Nessuno ha mai chiesto ai bambini se le case attualmente costruite rispondono alle loro esigenze e alle loro aspettative. Spesso le architetture e le tipologie si piegano a necessità costruttive e ad abitudini abitative ripetitive e consolidate. La casa viene suddivisa in zone, che rispondono alle esigenze di relazione e di privacy delle persone adulte. I bambini sono soggetti marginali, ai quali al massimo viene dedicata una camera onnicomprensiva. Se si considera la famiglia come una realtà viva e dinamica, all'interno della quale i figli sono soggetti con pari dignità, con proprie esigenze, propri interessi e uguali diritti, allora è necessario ripensare all'attuale modo di operare. Con questo lavoro abbiamo cercato di farlo. Abbiamo provato ad ascoltare i bambini, a dare voce e spazio ai loro pensieri, e ne sono uscite rappresentazioni molto suggestive, quasi un dialogo tra persone di culture diverse, gli adulti e i bambini. Pensare altri spazi, altre vite, altri saperi è ciò che facciamo quando compiamo un viaggio, quando nuove immagini e nuove associazioni riescono a intrecciarsi alla rete di relazioni che organizza il nostro guardare il mondo. E noi, in tutto questo tempo, abbiamo fatto un viaggio. Ospiti di bambini che ci hanno raccontato i loro luoghi, le loro radici, che ci hanno accolto per parlare di sé e delle loro esigenze. E come in tutti i viaggi, ci siamo arricchiti durante il cammino. Abbiamo fotografato sensazioni e ci siamo sempre più convinti dell'urgenza di dare forma alle parole, di dare loro riconoscimento. Così è nato questo manifesto delle esigenze abitative dei bambini che raccoglie le indicazioni e le codifica conferendogli una dignità autonoma. I bambini sono una miniera inesplorata di bisogni, desideri, dalla quale si possono ricavare idee e suggerimenti originali. La ricerca è iniziata con una festa evento, durante la quale i bambini hanno occupato simbolicamente la piazza con centinaia di casette di cartone. È stata ricostruita una città nella città, la città dei piccoli nella città dei grandi, una città fragile dentro una città di pietra. Il contrasto è stato forte e ha rappresentato in modo emblematico l'esistenza di due mondi. La festa ha messo in evidenza la necessità che la città dei grandi ripensi a se stessa per essere più vicino ai bambini. Ogni bambino simbolicamente si è preso una casa, si è messo a studiare come la vorrebbe. Ne sono scaturite queste idee. Se c'è una finestra alta, io non ci arrivo a vedere, ma se ho la casa trasparente posso vedere dappertutto. Io vorrei delle finestre sopra il mio letto, che così quando prima di dormire guardo fuori le stelle. E voglio anche le finestre alte per vedere la notte, il mattino dalla finestra. Voglio vedere il cielo di tanti colori. Perché così posso guardare fuori, vedo gli uccellini, le foglie degli alberi. Una casa non deve finire, deve essere trasparente per garantire il diritto di andare oltre e di vedere lontano. Bisogna poter cogliere e vivere l'evoluzione del tempo senza strumenti artificiali e avere la possibilità di essere dentro e fuori contemporaneamente. Vivere in diretta i cambiamenti che avvengono, quasi vivere dentro le stagioni. Dentro al sole, dentro alla pioggia, dentro alla neve, dentro alle stelle. Una casa deve permettere di crescere senza muri, senza confini. Deve essere una casa di relazione e comunicazione. Il bambino, dall'interno della sua casa, deve potersi porre in relazione con l'esterno per vivere l'evoluzione del tempo e delle stagioni, godere la vista del paesaggio e poter comunicare con gli altri bambini e le altre persone. E la voglio dura, 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 dura come il cavolo. Perché mi piace. Così dura, così non si stacca. Io ho messo la gola di ferro. Perché è dura. Dito di vino. Fuori di ferro. E gola di mattone. Così le altre cose arrivano. Ci prendono tutto a ferro e si fanno tanti qui e vengono tanti segni in faccia, perché
Così non vengono le streghe, i lupi, i cattivi. Duna, perché? Perché sta su. Robusta. Così i ladri, se vogliono darti un pugno, si fanno male. Che così quando arrivano i ladri hai un posto protettivo, no? Il bambino richiede protezione per essere difeso dai cattivi, dai mostri, dai lupi, dai ladri, dai fulmini, dai terremoti. La casa è un rifugio dove poter vivere tranquilli e sicuri. Le paure rimangono chiuse fuori. La pelle esterna deve essere dura, la parte interna morbida. Per starci tranquilli, una casa deve difendere e proteggere ciò che ci sta dentro. Gli affetti, le relazioni, le cose, la famiglia. È una casa antitutto, che garantisce e preserva ciò che contiene e quindi corrisponde alla primaria esigenza di proteggere e difendere. Il bambino ha l'esigenza di una abitazione che esalti gli aspetti della sicurezza fisica e psicologica. Il bambino non deve correre pericoli e deve poter crescere in un ambiente sereno, costruito per garantire buoni livelli di integrazione sociale e privacy. Paura morbida, perché così ci possono piantare sopra. Io ci metto i tappeti. Mi piace avere una casa di lana che faccia il capriolo sopra. Voglio una casa bella e poi pulita. Dentro a me mi piace morbida, ma fuori molto dura. Di neve che morbida. La morbidezza è un insieme di elementi quali l'armonia dei colori, la cura dei particolari, la delicatezza delle sfumature. Per cui una casa suscita una sensazione di accoglienza e di particolare dolcezza e soavità. La casa accogliente è una casa ospitale, piacevole, è una casa piena di cura. È necessario che un bambino si possa riconoscere nella casa, che la possa sentire propria e che sia felice di viverla. La casa deve essere un luogo armonico e gradevole, curata nel disegno, nei particolari, nei materiali, capace di suscitare sensazioni di accoglienza e di piacere. Perché possiamo farci quello che vogliamo. Una porta piccola. Perché ci possiamo solo noi bambini. Un divano alto con una scala che dopo ci metto sopra tutti i giochi e dopo vado a giocare lì sopra in pace. In quella lì se ci metto la porta piccola non possono entrarci. Però io la volevo una tutta mia. Solo che i genitori comandano e io mi annoio. La misura delle case deve tener presente le dimensioni dei bambini. Ogni bambino deve poter intervenire sui suoi spazi adattandoli e trasformandoli nel tempo, in funzione dei suoi interessi, delle sue scoperte, delle sue esperienze, dove si ritrovano e ne prendono possesso come persone autorevoli e significative. Casa come spazio proprio, dove lasciare traccia di sé e rispecchiarsi. La casa deve essere realizzata avendo come riferimento anche le dimensioni fisiche, psicologiche e percettive del bambino. Bisogna che esistano spazi e luoghi dove possono rimanere le orme, i segni del passaggio del bambino, che lui stesso cancellerà per lasciarne dei nuovi. Luoghi capaci di impregnarsi dei suoi stati d'animo e dei suoi sentimenti. Grande, che voglio portare ai miei amici. Una casa più grande che ti faccio entrare tutti i miei amici. Dopo ci metto anche i giocattoli e le mie Barbie. Con tanti giochi, con tante cose. Poi tanti, come si chiamano, tanto mangiare e tanti gelati. Grande perché così posso invitare i miei amici. Grande come il cielo!
così alta, 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 alta. Sai cosa gli metto dentro il video? I miei giocattoli, la mia piccola casa, finta di cartone. L'ho trovata io. Ma la tua casa di prima, vuoi dire? Però, e poi, ho messo, devi metterci gli alberi, i grandi con le cena, perché ci sono i fiori, ci sono le lumache, ci sono le lucertole, bravo, i serpenti. La vita dei bambini è piena di idee e di sogni che si mescolano. È un misto tra realtà e fantasia. Una casa grande è una casa capace di rispondere a tutti i desideri, di contenere tutti i sogni. Un'abitazione per stare bene con se stessi, con le cose che ci abitano e con gli amici. Uno spazio per farci tutto, tuttissimo. La flessibilità può essere una risposta efficace per coniugare i sogni con la realtà. Il grande non è una dimensione solo spaziale e misurabile, ma è un grande di mente e di pensiero. I bambini hanno bisogno di una casa capace di rispondere ai loro desideri e di contenere le loro idee, i loro giochi, i loro amici. La casa non deve finire dentro, ma deve continuare all'esterno per poter giocare, correre, vivere all'aria aperta. Con un grande giardino! Ci sono tanti fiori, si può camminare sopra. E poi ci possiamo mettere i giochi per giocare. E poi possiamo giocare con l'acqua. Tanto silenzio. Sennò la sera si non si riesce a dormire. Con solo gli uccellini che fanno cip cip. Così ci sono tanti fiori, si può giocare. Perché sennò non si riesce a stare tranquilli, non si riescono a fare le cose che ci piacciono a noi. Perché sennò non si riesce mai ad andare a girare in bici così. La casa ci deve aspettare con calma. Il tempo e il movimento devono essere quelli delle persone che ci vivono. Una casa dove si va adagio, dove si ha la possibilità di rallentare e le cose avvengono con calma, dove è possibile soffermarsi, non trafficosa. Un luogo silenzioso permette la tranquillità, un luogo rumoroso, caotico, genera tensione e frenesia. Ormai padrone delle nostre città sono diventate le automobili, con i loro clacson, le loro sirene e i loro ritmi isterici. I bambini se ne sono accorti e vogliono difendersi. Il bambino all'esigenza di un ambiente libero da rumori o disturbi esterni, dove poter fare le cose con calma, seguendo i suoi tempi, senza fretta, senza obblighi, senza orari e ritmi definiti rigidamente. Io lavoro in un buchino che va sottoterra. La segreta, che dentro ci abbiamo messo dei gioielli anche. Quando sono arrabbiata mi metto sempre dietro al letto. Dentro l'armadio. E ci vado sempre. Non vestire. E tengo un po' la porta aperta. Sai dove mi nascondo io per non farmi vedere sotto al tavolo? Ci sono due sedie lì. Io ci vado sopra, sdraiata, nessuno mi vede. Sotto il divano, perché non voglio che mi vedano. Allora mi nascondo. Forte è l'esigenza di pensare a spazi che in certi momenti si fanno molto intimi e privati, luoghi dove i bambini possono godere la loro solitudine, quali mansarde, sottotetti, tane, spazi flessibili che si chiudono solo su decisione dei bambini. Una casa che si fa custode dei segreti dei bambini e complice della loro vita. La parte intima è la più nascosta, la più segreta e personale. È l'anima della casa. Il
L'abitazione deve avere spazi di sosta e di raccoglimento, dove ogni componente può isolarsi o ritirarsi con i familiari per vivere momenti di intimità. Il bambino ha bisogno di luoghi segreti dove poter riposare, riflettere e sognare, e luoghi dove avere a disposizione i genitori per parlare, toccarli e accarezzarli. Io vorrei il pavimento giallo con i cuscini blu, con i fiorellini, così diventa un prato di fiori. Voglio anche le tendine con sopra i fiorellini. Perché così sono più carine, un bianco invece non mi piacciono. E le tendine con i coniglietti. I bambini desiderano rendere la loro casa bella. Per questo la vogliono decorare con oggetti e materiali preziosi e affascinanti. Per esprimersi usano i colori primari, del sole, del mare, dell'erba. Il colore è un linguaggio, è un codice comunicativo, è un modo per comunicare che anche la macchia, il segno, l'emozione hanno trovato casa. L'architettura deve recuperare la decorazione per arricchire il proprio linguaggio e per migliorare la capacità di comunicazione. La casa per i bambini deve essere un luogo bello e affascinante, ricco di decorazioni e di elementi significanti. I bambini desiderano un luogo icastico, memorabile. La casa deve essere capace di accogliere e ospitare le emozioni e i sentimenti dei bambini, che quando sognano, sognano a colori. Scrivere sul muro, dove si può giocare a palla, dove si può andare sul tetto. Voglio giocare. Io i nuovi muri li vorrei. Bianchi però solo con delle nuvole che si possono saltare. E io ci salterei sopra e fare capriole e saltare. Mi nascondo dietro alla tenda e poi faccio il fantasma. È sentita dai bambini l'esigenza di spazi da organizzare in modo autonomo e dove ricevere in libertà gli amici. Una casa da giocare come una giostra. Uno spazio dove ogni bambino trova il suo equilibrio tra ordine e disordine. Debbono esistere spazi di fuga dai luoghi organizzati razionalmente per funzione, dove si possono fare i giochi, tutti i giochi. All'interno della casa devono esistere luoghi capaci di intercettare la fantasia, la creatività, e ospitarla con l'intensità di cui ha bisogno per i suoi tempi effimeri. Questi luoghi devono essere per forza mobili, trasformabili, alti, bassi, piccoli, grandi, a seconda dell'idea che devono ospitare. Così quando metto i giochi in disordine, in un colpo si mettono a posto da soli. La magia è una casa che dopo diventa piscina, perché si spostassero le pareti. Così almeno possiamo invitare tanti amici. Perché dopo si può trasformare anche la casa illuminante. Il pavimento illuminante c'è alla sera, quando uno dorme fa la magia. Al giorno dopo vede la mattonella di un altro colore. Una casa magica per giocare. La magia è la capacità di creare situazioni imprevedibili, piacevoli, che sconvolgono la monotonia. L'elemento magico permette ai bambini di cambiare il mondo, di stare sempre bene, di risolvere ogni problema. Una casa con la bacchetta magica, affascinante e fantastica. Ricca di fantasia, capace di stupire, con presenze creative da inventare e reinventare ogni volta. La luce è magia, l'armonia è magia, il colore è magia. Una casa incantata che sa evocare sensazioni ed emozioni nuove e inaspettate. La magia nasce da un progetto polivalente che permette di trasformare la casa nelle varie situazioni. La casa deve essere frutto di un progetto polivalente, che
che attraverso la fantasia e la creatività dei bambini si adatta e si trasforma creando situazioni cariche di fascino e di emozione, situazioni magiche, luoghi dai mille vissuti, dove la mente può spaziare e colorare le esperienze di chi ci abita e vive. Mas pepe sempre loyal.